e tingiamo nelle nostre spade. Poi andiamo al foro gridando pace e libertà. Inchiniamoci dunque e immergiamo le nostre mani. Ah, come sarà rivissuta nel futuro, in nazioni ancora da nascere, con lingue ancora sconosciute, questa nostra alta impresa. E quante volte sul teatro si vedrà sanguinare quel Cesare che ora è steso in terra ed è solo polvere. E ogni volta che questo accadrà si dirà che il nostro era un manipolo di liberatori della patria. Andiamo dunque. Sì, Bruto ci condurrà e avrà sulle sue orme i migliori cuori di Roma. Fermi. Un messo di Antonio. Oh, Bruto, il mio padrone m'ha detto di inginocchiarmi. Così mi ordinò di prostrarmi e prostrato ordinò che dicessi. Bruto è nobile, saggio, valoroso e onesto. Cesare era potente, valoroso, regale e buono. Di che amo Bruto e lo onoro. E di che temevo Cesare, lo onoravo e lo amavo. Se Bruto vorrà permettere che Antonio venga in tutta sicurezza da lui, per conoscere come Cesare ha meritato la morte, Marcantonio non amerà Cesare morto quanto Bruto vivo, ma seguirà la sorte e le imprese del nobile Bruto in un mondo per lui nuovo, con la più grande lealtà. Così dice il mio padrone Antonio. Il tuo padrone è un saggio e prode romano, e mai ho pensato meno di lui. Digli che se vorrà venire qui sarà pienamente soddisfatto, e sul mio onore non correrà pericolo. Lo accompagno subito qui. Certo, lo avremo amico. Vorrei che così fosse, ma ho in testa che sia da temersi e i miei presentimenti non falliscono quasi mai. Benvenuto, Marcantonio. Potente Cesare, sei ora così in basso. Le tue conquiste e le glorie, i trionfi, i trofei, sono ormai così poca cosa. Pace a te, Cesare. Non so, signori, quali siano i vostri propositi. A chi ancora dovrà essere cavato sangue e chi sia che ne abbia troppo. Se si tratta di me, non c'è ora più propizia dell'ora della morte di Cesare, né strumento che sia a metà degno di queste vostre spade arricchite del più nobile sangue del mondo. Io vi supplico, se vi do fastidio, di compiere ora il piacer vostro, mentre le vostre mani arrossate fumano ancora. Vivessi 1000 anni, non mi troverei più così disposto a morire. Né alcun luogo, alcun strumento di morte
Mi piacerà quanto morire qui, ucciso da voi, il fiore degli spiriti magni del nostro tempo. Antonio, non chiedere a noi la tua morte. Sebbene dalle nostre mani e dalle nostre azioni dobbiamo apparirti crudeli e sanguinari, tu non vedi che le mani e il gesto da noi compiuto. Non vedi i nostri cuori che sono pietosi. È la pietà per i torti che ha subito Roma. È questa pietà che ha fatto quanto fu fatto a Cesare. Verso di te, Antonio, le nostre spade hanno punte di piombo. Le nostre braccia e i nostri cuori sono incapaci di odio e ti accolgono con amicizia. La tua voce non conterà meno delle altre nella distribuzione delle nuove dignità. Abbi pazienza fino a che non avremo ammansito la moltitudine impaurita. E poi ti diremo perché io, che ho amato Cesare anche quando l'ho colpito, ho agito così. Non dubito della tua saggezza. Che ognuno di voi mi porga la mano insanguinata. La tua prima di tutti, Marco Bruto. E ora la tua, Caio Cassio. E la tua, Decio Bruto. E anche la vostra, Metello, Cinna. E la tua, valoroso Casca. E infine la tua, ultimo, ma non certo nel mio affetto, ottimo Trebogno. Signori, ahimè, che devo dirvi? Il mio credito posa su un terreno così viscido che voi dovete credermi o un vile o un adulatore. Che io lo amassi, Cesare, questo è vero. E se ora la tua anima ci guarda, non sarà per te peggio della morte il vedere che il tuo Antonio, in presenza della tua spoglia, fa pace coi tuoi nemici e stringe le loro dita insanguinate? Avessi io tanti occhi quante tu hai ferite, e versassi tante lacrime quanto sangue da esse scorre, questo sarebbe per me miglior partito che stringere vincolo d'amicizia coi tuoi nemici. Perdonami, Giulio. Qui fosti raggiunto e cadesti, coraggioso cervo. E qui sono i cacciatori che portano la tua spoglia e sono tinti del tuo sangue. Oh, mondo, tu sei una foresta e l'uomo che qui giace colpito da questi principi era veramente il tuo cuore. Marcantonio! Perdonami, Caio Cassio. I nemici stessi di Cesare parleranno così. E da parte di un amico l'elogio è assai moderato. Non ti rimprovero l'elogio che ne fai. Ma in quali rapporti vuoi restare con noi? Vuoi essere messo nel numero dei nostri amici? O dobbiamo andare avanti senza far conto di te? Per questo vi ho stretto la mano. Ma mi sono fuorviato buttando lì il mio sguardo. Sono amico di voi tutti. Beviamo. Con la speranza che mi direte perché e in che cosa Cesare fosse pericoloso. Se così non fosse, questo sarebbe un atroce spettacolo. Le nostre ragioni sono tali che se tu, Antonio, fossi il figlio di Cesare, ne saresti soddisfatto. È proprio ciò che chiedo. E per di più, vorrei domandarvi di portare il corpo di Cesare nel foro e di parlare del rostro al suo funerale.
come si conviene a un amico. Sia pure, Marcantonio. Tu non sai quello che fai. Non ammettere che Marcantonio parli al funerale. Ma sai tu fino a che punto il popolo può essere scosso da quello che dirà? Perdona. Io salirò per primo al rostro e spiegherò le ragioni della morte di Cesare. Del discorso di Antonio dirò che è stato permesso da noi e che noi siamo lieti che Cesare goda tutti i riti che gli sono legalmente dovuti. Ne avremo più vantaggio che danno. Io non so che cosa possa accadere, ma la cosa non mi piace. Rendi il corpo di Cesare, Antonio. Nel tuo discorso non ci biasimerai, ma dirai di lui tutto il bene che ne pensi. E dirai che ciò avviene col nostro permesso, altrimenti non avrai parte al funerale. Parlerai dallo stesso mio rostro e dopo di me. Va bene. Non desidero altro. Trasporta dunque il corpo e seguici. Perdonami tu, terra insanguinata. Se io sono così arrendevole e cortese con questi macellai. In te sono i resti del più nobile uomo che mai sia esistito nella marea dei tempi. Guai alle mani che hanno sparso un sangue tanto prezioso. Su queste piaghe, che come mute bocche aprono le loro rosse labbra per chiedere la mia voce e le mie parole, io faccio profezia che una maledizione cadrà sugli uomini. Lotte intestine, guerra civile, strazieranno tutte le regioni d'Italia. E il sangue e la distruzione e ogni atroce spettacolo saranno così familiari che le madri potranno solo sorridere vedendo i loro figli straziati dalle mani della guerra. La pietà sarà soffocata dall'abitudine all'infamia. E lo spirito di Cesare, bramoso di vendetta, avendo al suo fianco ateo uscita dall'inferno, griderà intorno con voce regale: distruzione! E scioglierà i mastini della guerra! Così che quest'azione orrenda appesterà la terra col fetore delle carogne umane insepolte! Tu servi Ottavio, vero? Sì, Marcantonio. Cesare gli ha scritto di venire a Roma? Ha avuto la lettera e viene. E mi ha ordinato di dirtelo a voce. Oh. Cesare. Il tuo cuore è gonfio. Va, ritirati in disparte. E piangi. È una commozione contagiosa questa. I miei occhi, vedendo scorrere perle dai tuoi, cominciano a lacrimare. Viene il tuo padrone? Dorme questa notte a 7 lei.
questa nostra alta impresa. E quante volte sul teatro si vedrà sanguinare quel Cesare che ora è steso in terra ed è solo polvere. E ogni volta che questo accadrà si dirà che il nostro era un manipolo di liberatori della patria. Andiamo dunque. Sì. E tingiamo nelle nostre spade. Poi andiamo al foro gridando pace e libertà. Inchiniamoci dunque e immergiamo le nostre mani. Ah, come sarà rivissuta nel futuro, in nazioni ancora da nascere, con lingue ancora sconosciute. Oh no, di che amo Bruto e lo onoro, e di che temevo Cesare, lo onoravo e lo amavo. Se Bruto vorrà permettere che Antonio venga in tutta sicurezza da lui, per conoscere come Cesare ha meritato la morte, Marcantonio non amerà Cesare morto quanto Bruto vivo, ma seguirà la sorte e le imprese del nobile Bruto in un mondo per lui nuovo, con la più grande lealtà. Così dice il mio padrone Antonio. Il tuo padrone è un saggio e prode romano, e mai ho pensato meno di lui. Digli che se vorrà venire qui sarà pienamente soddisfatto, e sul mio onore non correrà pericolo. Lo accompagno subito qui. Certo, lo avremo amico. Vorrei che così fosse. Noi, Bruto ci condurrà e avrà sulle sue orme i migliori cuori di Roma. Fermi. Un messo di Antonio. Oh, Bruto, il mio padrone m'ha detto di inginocchiarmi. Così mi ordinò di prostrarmi e prostrato ordinò che dicessi: Bruto è nobile, saggio, valoroso e onesto. Cesare era potente, valoroso, regale e buono.